Siamo in compagnia di coach Gesmundo. Allora Giovanni, una vittoria importante, la prima per te in casa davanti al pubblico amico, anche se i due punti probabilmente assegnati dal giudice sportivo con Monteroni aumentano la classifica della Virtus. Quale emozione è stata per te che hai vinto tanto su questo campo e che gara hai visto quest'oggi? È stato bellissimo, cioè oggi era difficilissimo fare una prestazione come quella che abbiamo fatto. Uno, perché di fronte avevamo una signora squadra, cioè fatta dei giocatori ben allenati e ben allestita per far bene questo campionato. Due, perché comunque abbiamo vissuto una settimana un po' particolare dove abbiamo potuto lavorare poco. Per questo io voglio assolutamente ringraziare i miei ragazzi che hanno fatto una grande prestazione, da persone mature, da persone piene di cuore e di orgoglio. Voglio ringraziare anche e salutare, fargli un grosso in bocca al lupo, Gabriele, che si è accasato altrove, però secondo me farà sicuramente bene perché se lo merita, è anche lui una brava persona. E ora per il futuro la classifica torna a sorriderci, se vogliamo, siamo a quota 8 punti, quali obiettivi e quali prospettive può avere questa squadra? Le stesse dell'inizio dell'anno, cioè noi siamo partiti per far bene, non abbiamo una squadra che deve ammazzare il campionato, che deve vincere il campionato. Siamo partiti per far bene, per stare diciamo medio-alta classifica. Alla fine se non si faceva male Corvino con Benevento in casa, non so se avremmo perso quella partita lì. Abbiamo perso a Taranto, che è comunque una squadra allestita per vincere senza Valerio, e le altre le abbiamo vinte. Io sono abbastanza contento, certo si può sempre migliorare, si può fare molto di più, sì. Però oggi per esempio si è fatto male pure Di Lauro e abbiamo stretto i denti, e siamo andati avanti, abbiamo portato a casa questa vittoria che fa tanto morale e tanto piacere perché, ripeto, questo è un gruppo di grandi persone. Per concludere ti volevo chiedere solamente quali sono le condizioni di Stefano, è uscito, abbiamo visto dolorante, non abbiamo capito bene però dove avesse il problema e di che entità. È una distorsione classica con piede su piede, spero che non sia la stessa dove si è già fatto male perché la recidività aumenta i tempi di recupero, però spero di recuperarlo più presto perché adesso siamo veramente un po' pochini. Se mi permetti volevo anche salutare l'esordio di Milo Bacchini, che ha fatto una signora partita, anche lui. Ci ha messo tanta voglia e poi volevo ringraziare tutti i ragazzi che provengono dal nostro settore giovanile e che magari giocano poco, magari in allenamento non vengono utilizzati, però sono sempre disponibili a darci una mano e loro servono per arrivare, tante squadre hanno problemi ad allenarsi in 10, noi invece, anche se va bene con tutte le dovute differenze tra giocatori e ragazzi del settore giovanile, però ci permettono di fare degli allenamenti decenti e volevo prendere questo spunto per ringraziare anche loro. Perfetto, ti ringrazio.